Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Shoah e capro espiatorio. E in queste giornate della memoria, la memoria della Shoah, dello sterminio degli ebrei, io vi mostro questa opera, l'ultima opera di Sigmund Freud, L'uomo Mosè e la religione monoteistica, dove viene spiegato per filo e per segno da un ebreo, Sigmund Freud era ebreo. Beh, in quest'opera viene spiegato perché gli ebrei nel corso della storia sono quasi stati quasi sempre oggetto di persecuzione. Ora, siccome delle vicende umane siamo tutti protagonisti, o come carnefici o come vittime, io intenderei dedicare questo video proprio alla Shoah. Shoah e capro espiatorio. E vorrei riallacciare questo video a un singolare link che mi ha inviato l'amico Toti67PA. Un singolare link che rinvia ad un articolo intitolato Malati di cattiveria. Sì, Malati di cattiveria. E l'articolo venne pubblicato dall'inserto settimanale del quotidiano La Repubblica di La Repubblica delle Donne, mi pare, La Repubblica. Comunque. Questo articolo, intitolato Malati di cattiveria, è apparso sulla Repubblica o su un inserto della Repubblica il 18 aprile 2011. E l'autrice, la giornalista, si chiama Gina Pavone. Gina Pavone. Quindi, 18 aprile 2011, la Repubblica delle Donne, suppongo, articolo Malati di cattiveria. E c'è un singolare dibattito in questo articolo tra la filosofa Laura Boella e lo psicologo inglese Simon Baron Cohen. Dunque, la filosofa italiana Laura Boella contesta la teoria dello psicologo inglese Simon Baron Cohen, per il quale la cattiveria umana si baserebbe su questioni di natura biologica, sulla biologia. La filosofa Laura Boella scrive esplicitamente nell'articolo: il dato genetico e neurobiologico non può essere assolutizzato. Altrimenti finiremmo per considerare il nazista Eichmann uno psicopatico, cosa che non era affatto. No, no, non era uno psicopatico Eichmann, perché co come Eichmann, anche se a livelli diversi, agirono milioni e milioni e milioni di tedeschi, d'accordo? Allora, e come va inquadrata questa questione qua, come va inquadrato l'orribile evento della Shoah? Sigmund Freud scrisse quest'opera prima che avvenisse la Shoah, lo sterminio degli ebrei. Prima, quando Sigmund Freud scrisse quest'opera, erano già iniziate in Germania da vari anni le persecuzioni degli ebrei, però Sigmund Freud ebbe la fortuna di non assistere alla fase successiva dello sterminio, perché da Vienna ebbe la possibilità, in quanto psicologo di fama internazionale, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, ebbe la possibilità di abbandonare il Terzo Reich e di andare a Londra, dove morì poco dopo aver concluso quest'opera. Allora,
Come la inquadriamo la vicenda della cattiveria? La cattiveria dell'animo umano è quello che viene fatto ai tempi della Shoah, quello che viene fatto agli ebrei rientra proprio nella categoria della cattiveria. La cattiveria dell'animo umano non dipende da questioni biologiche, non è scritto nel DNA che noi saremo buoni o saremo cattivi, così come nel DNA non c'è scritto quale lingua parleremo quando si nasce. Parliamo la lingua dell'ambiente, della nazione, dello stato in cui nasciamo. E nel DNA non c'è scritto quale sarà la nostra religione. La nostra religione, in grosso modo, sarà la religione dello stato, della nazione in cui nasciamo. E il fatto è che per parlare della cattiveria dell'animo umano ci dobbiamo rifare a quella che cos'è la stessa umanità. E io mi vorrei tanto qua in questo testo, in questo video, rinviare tutti voi, cari amici, alla celeberrima opera di René Girard intitolata Il capro espiatorio. Sì, gli ebrei per il Terzo Reich furono una sorta di capro espiatorio. Però ci dobbiamo porre la domanda del perché esista il capro espiatorio. E soltanto se rispondiamo a questa domanda riusciamo a capire come mai si è realizzata la Shoah, come mai c'è stata questa enorme manifestazione di cattiveria, malati di cattiveria, dice l'articolo. E il fatto è che la nostra povera umanità è una specie sommamente sfortunata, sommamente infelice. E quando una specie animale, una specie di scimmie, nostre antenate, acquisisce quella funzione tristissima che si chiama coscienza, e rimane sconvolta, perché avere la coscienza, la coscienza poi nella sua pienezza, la coscienza nella sua pienezza ti dice che tu sei nato, dovrai pure morire e il tuo corpo andrà in decomposizione. Allora sei preso da una terribile disperazione, per cui, come dice Henri Bergson nell'opera Le due sorgenti della morale e della religione, tu saresti tentato anche di suicidarti. Però ti viene in soccorso l'istinto, ti vengono in soccorso i due istinti, l'istinto di sopravvivenza e l'istinto di perpetuazione della specie. Per questi due istinti noi ce l'abbiamo come tutti gli altri animali, d'accordo? E questi due istinti ti inducono a ritenere che tu, uomo, con la coscienza che ti fa capire che sei nato per morire e per andare poi in decomposizione, tu però hai qualcosa di diverso da tutti gli altri animali, hai qualcosa di diverso, cioè gli altri animali moriranno e basta, tu invece morirai ma avrai la vita eterna, vivrai per sempre, con lo spirito, con il tuo spirito. Poi magari un giorno verrà pure il corpo, ma intanto vivrai per sempre con lo spirito. Ora, così nascono le religioni, però rimane nel fondo dell'animo umano, e rimane un fondo di incertezza, di malcontento. E questo fondo di malcontento, di incertezza, viene rimosso creando la figura del capro espiatorio. In un certo senso la prima medicina dell'umanità, il primo farmacos, è stato il capro espiatorio
di cui in maniera molto documentata appunto parla René Girard nella sua opera Il capro espiatorio, che voi trovate nel catalogo Aliberti. E il capro si individua in ogni tribù, sin dagli albori dell'umanità, si individuava un individuo per alcune sue caratteristiche fisiche o per alcuni suoi modi di comportarsi. Si diceva che lui, quello lì, era la causa di tutti i mali della tribù e veniva suppliziato, lo si suppliziava. La cattiveria, la malvagità dell'animo umano è tutta di origine culturale, non ha nulla di genetico. Quello che è stato fatto durante la Shoah assomiglia molto a quanto viene descritto da René Girard nella sua opera Il capro espiatorio, perché i tedeschi, i nazisti individuarono gli ebrei quali colpevoli di tutti i mali del mondo tedesco e anche dell'umanità, e li massacrarono. Vabbè, cari amici, eccomi qua mi fermo. Vi ricordo che sulla questione della Shoah ci sono altri miei video. Vi ricordo il video intitolato Niente Shoah, niente Israele, e vi ricordo anche il video sionismo, no, antisionismo, and Martin Luther King, ok? I due video che vi ricordo sono Niente Shoah, niente Israele e Antisionismo and Martin Luther King. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.